Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi prepariamo un gustosissimo risotto in stile autunnale con zucca, funghi misti e un pochino di salsiccia che dà una bella spinta. Come sempre, ingredienti e dosi li trovate nel link che vi metto sotto in descrizione. Iniziamo la ricetta e per prima cosa ci siamo tagliati a cubotti la zucca e abbiamo anche scongelato i funghi, se usate quelli appunto congelati, che abbiamo ulteriormente tagliato in dei cubotti se sono dei pezzi troppo grandi. Andiamo sui fornelli, tegame capiente che useremo anche per cuocere il riso, un bello spicchietto d'aglio sbucciato e schiacciato e un bel giro di olio. Una volta che è rosolato lo togliamo. Aggiungiamo anche un pochino di salsiccia, poca poca, giusto per dare una spinta in più. Se volete potete anche non metterla. Lasciamo rosolare giusto un minuto, quindi aggiungiamo la zucca e i funghi. Insaporiamo con 3-4 pizzicotti di sale fino, peperoncino e pepe nero in base ai gusti. Diamo una bella mescolata e copriamo con il coperchio. Un piccolo consiglio, se non avete un coperchio che abbia un foro per la fuoriuscita dei vapori, mi raccomando, quando lo mettete sulla pentola lasciatelo leggermente aperto. Adesso proseguite la cottura per circa 20 anche 25 minuti, mescolando ogni tanto. Perfetto, ci siamo, il condimento è pronto, lo spengiamo e come vedete la zucca si è ridotta un po' in crema, proprio perché mescolando e schiacciando si ottiene questo effetto. Adesso la togliamo dal tegame e cuociamo il riso. Torniamo sui fornelli, stesso tegame, dove abbiamo aggiunto però un giro di olio e appena prende calore mettiamo il riso. E lo facciamo tostare per 2-3 minuti. Adesso copriamo a filo con il brodo vegetale. Questo è un brodo dove io ho aggiunto anche dei funghi secchi. Mi raccomando, quando mettete il brodo deve essere sempre ben caldo. E proseguiamo la cottura fino a quando il riso non si scopre in superficie e tutto il brodo è stato assorbito. Come vedete il riso si è scoperto in superficie, quindi aggiungiamo altro brodo sempre a filo e proseguiamo la cottura come in precedenza. Adesso copriamo con altri due mestoli, aggiungiamo tutta la zucca con i funghi e terminiamo la cottura per almeno altri 2-3 minuti. Il riso è pronto, lo spengiamo e aggiungiamo burro e parmigiano, mi raccomando ben freddi, anche ghiacciati volendo, li mettete qualche minuto in freezer prima di usarli. E mantecate in maniera energica fino a quando tutto il burro non si è ben sciolto. Perfetto. Direi che ci siamo, vedete com'è bello cremoso, lo lasciamo riposare altri 2 minuti e poi possiamo impiattare.